Eccoci nella rubrica Tocca a noi in compagnia sempre di Paolo Bellini, che è sempre sindaco di Pozzolengo. Tra l'altro, no, nel caso in cui arrivassero altri messaggi per il sindaco, li leggiamo con tranquillità. Allora, le chiedono un messaggio: scusi, ma l'Italia può trattenere in patria i danari se l'Europa fa ancora ricatti? Diciamo allora che non paghiamo, eccetera. Verità. Questo fu un discorso che fece Berlusconi a suo tempo. Sì, mi ricordo che disse: guardate che noi diamo 40 e riceviamo 20. Lo fanno in parecchi. No, l'Italia è tra i maggiori sostenitori a livello economico dell'Unità Europea, quindi della Comunità Europea. Se andate a vedere la classifica, mi sa che siamo entro i primi quattro. Dove oltretutto diamo e riceviamo forse la metà di quello che diamo, forse anche meno. Mentre ci sono molti paesi europei che danno un decimo rispetto a quello che prendono. Tanto per essere chiari, andiamo sui paesi dell'est. Guarda caso, i paesi dove la Germania ha una grande influenza, guarda caso. E dove ha tutte, dove ha un sacco di aziende, tra le altre cose. Ma sarebbe possibile? Cioè, allora mi spiego. No, è possibile trattenere, basta non pagarli. E dopo bisogna capire che tipo di sanzioni pensano loro di irrorarci o quant'altro. Non è che abbiamo degli obblighi particolari. Sì, abbiamo l'obbligo di versare un tot. Ma non è che c'è la gendarmeria che viene a prenderci se non li versiamo. Certo che la gendarmeria francese che viene nei nostri confini. Credo che, come abbiamo sempre detto, al di là del discorso economico, di versare la nostra quota a parte sia un problema di tavolo politico e di far sentire le nostre ragioni in maniera diversa al di là del discorso pecunia. Sa cosa? Mi chiedo tecnicamente, adesso non so se lei lo sappia, io non lo so francamente, è proprio sia possibile, perché l'Italia non stampa moneta, per cui è possibile tenere, o è l'Europa che dice? Basta che il Consiglio dei Ministri non delibera che versa la quota annuale. Quindi è tecnicamente possibile. Allora, dunque, saluto un'amica di Ragusa, dopo leggo il messaggio. Bellini, TAV sì, TAV no, ma scusi, cosa fa, che cos'è questo tira e molla? Adesso ne ho visti altri messaggi sulla TAV. Uno dice: sindaco, la TAV si deve fare, dice un altro messaggio, quindi è opposto a quello che aveva mandato prima. C'è anche un Bellini, chi comanda è Conte, e tutto il resto è noia. Allora, TAV sì, TAV no. Adesso io francamente non ci capisco niente. No, ma è vergognoso, è veramente vergognoso un comportamento di questo tipo, soprattutto da chi governa una nazione dovrebbe dare dei riferimenti chiari e imprescindibili, al di là sì o no che scelgano una linea, ma avrebbero già dovuto farlo da parecchio tempo. E diano delle risposte concrete a quello che è il cittadino e soprattutto i problemi che abbiamo. Noi è da 25 anni che viviamo nel limbo, quindi le amministrazioni e i territori che devono e dovranno subire un tale intervento è da 25 anni che vivono nel limbo, quindi credo che non vi sia più bisogno di tira e molla, come diceva giustamente l'ascoltatore, di questo tipo. Oggi c'è bisogno di chiarezza, come mai come oggi c'è bisogno di chiarezza, e invece puntualmente di chiarezza non ne abbiamo. Questo è il dato di fatto. Il problema tra le altre cose, tanti proclami, tantissime cose che vengono dette solo perché, ma amici credetemi, solo perché, ve lo dico in maniera molto chiara, perché il 26 di maggio, al di là di esserci le amministrative, ci sono le europee. Anche questo discorso reddito di cittadinanza e parte, non parte, fine marzo, presentano la card, che veramente sembrava quando hanno presentato l'Apple, quando presentavano l'Apple, veramente credo che sceneggiate di questo tipo l'Italia non ne ha bisogno. Tra le altre cose, non so come possa partire, anche perché il fondamento per il reddito di cittadinanza lo dicono loro, non lo dico io. Il fondamento sono i centri per l'impiego, e i centri per l'impiego oggi non sono strutturati per poter controllare, per poter emanare, per poter acconsentire il reddito di cittadinanza. Infatti stanno cercando non so quante persone, quanto personale per rinforzare e per dare cognizione, diciamo così, di causa a questi centri di impiego. A marzo lo presentiamo, partirà, però verrà erogato il primo contributo, verrà erogato a fine aprile, ed è tutto così. È tutto un discorso di facciata per arrivare al 26 di maggio. Loro fanno i grandi proclami, sicuramente partirà qualcosa.
cosa, ma credo che ci saranno grandi difficoltà, perché ripeto, l'hanno detto loro e non lo dico io, il fondamento del reddito di cittadinanza era il buon funzionamento dei centri dell'impiego. Quindi se poi ben informati come Il Tempo così dicono, sapete il giornale Il Tempo, un giornalista molto molto informato vicino agli ambienti del Ministero delle Finanze e quant'altro, stanno già dicendo, non so se ad arte o che, però credo che Il Tempo ha sempre detto cose che più o meno si sono avverate, stanno già preparando una patrimoniale per il dopo elezioni europee. E una patrimoniale significa che vanno a toccare gli immobili, cosa cara a tutti i cittadini italiani, ma non una patrimoniale così a tarallucce e vino, una patrimoniale che spazia tra il 5 e il 7%, provate a immaginare il valore del vostro immobile, il 5%, il 7% di questa tassa patrimoniale che teoricamente stanno perfezionando, stanno mettendo nelle loro corde, anche perché è chiaro, abbiamo difficoltà, non quadrano i conti, non quadrano assolutamente, questo l'ha detto anche Conte, un giorno sì, un giorno no, mentre va da una parte all'altra del globo, però è molto, credo che siano molto, tra Tria e Conte sono molto molto preoccupati. Bellini, questi signori sono bambini impazziti, molto incapaci, dice un messaggio. Allora, un altro sarebbe... Sì, siamo ai veti contro veti, siamo ai dispetti, se tu non mi dai questo io non ti do quello, e allora tu devi mollare da qua che io devo, così io mollo da là, siamo a questi livelli. Allora, poi ancora vediamo... Stavo guardando i vari messaggi un momentino per rimanere un attimino a tema. Sì, vabbè, qua si vede che aveva ripetuto il messaggio, chiedeva se l'Italia può tenersi i soldi. Concetta chiede, può dire viva l'Italia e unica, unita, indivisibile, che la registro, punto di domanda. Va bene, allora lo facciamo. Concetta no. Dice che le fa sempre un piacere enorme quando no, ma lo dico sempre che molte volte quando faccio degli interventi a me piace dirlo, ma è proprio è quello che sento e dovremmo sentire tutti, che l'Italia deve essere unita, unica, democratica e indivisibile, e questo è fuori discussione, e sempre negli nostri occhi la famosa bandiera tricolore, questo deve essere per noi un motivo di orgoglio. Poi, scusi, nella strana coppia Salvini Di Maio, chi è Walter Matthau e chi Jack Lemmon? È vero, è un po' la strana coppia, sì, un po' film mitico quello. Beh, ma se la vogliono loro questa come sì, no, ma, mo, mi... Allora, sindaco, ieri sera Conte ha detto che potrebbe essere anche il 10% la patrimoniale, dice un altro messaggio. Io ho letto tra il 5 e il 7, dopodiché non lo so. Poi le dicono, perché allora Renzi era diverso, punto di domanda... vediamo, Bellini, non accetto da una persona come lei che non dica niente sullo scandalo Salvini che veste con le maglie delle forze dell'ordine, vergognoso. C'era un altro messaggio, lei darebbe l'autorizzazione a procedere per Salvini, punto di domanda? Per quanto riguarda la nave di Ciotti? Assolutamente no. Cioè lui ha compiuto un'azione di governo, se non è un discorso di autorizzazione a procedere, al limite deve essere messa in discussione la sua carica, o sta lì o se ne va, autorizzazione a procedere, per cosa? Sequestro di cosa? Lui ha applicato delle leggi, né più e né meno, che dopo siano giuste o sbagliate, o che non credo ci sia un sequestro di persona, di cosa. Le chiedono anche se... E dopo, vabbè, se mette le magliette, è il ministro degli interni, che dopo lui lo faccia per spot o quant'altro, questo è un problema suo e ne risponderà al limite con la sua coscienza, però lui fondamentalmente è il ministro degli interni. Tanto per essere chiari. Poi lei è come se il sottoscritto, che alcune volte la metto, metto la maglietta della protezione civile. Pensavo che mettesse, non so se vada ancora, la maglietta con su scritto Ancona. No, vabbè, quindi no, no. Okay. No, vabbè. Allora, io sono diciamo così il referente responsabile unico della protezione civile sul mio territorio. È logico che posso tranquillamente mettere la maglietta della protezione civile. Direttamente chiedono, lei avrebbe fatto sbarcare i migranti sempre a 18 e penso anche dell'altra nave a questo punto, adesso c'è quell'altra che non mi ricordo come si chiami adesso. Ma al di là di far sbarcare
o meno i migranti. Io avrei, sapete che da 3 anni che avrei, mi sarei comportato in maniera diversa ancora 3 anni fa. Avrei continuato a bussare alla porta dell'Europa per trovare un accordo serio su tutta questa situazione. Punto e a capo. Quindi sì. È inutile che mettiamo veti, a parte che mi sembra di ricordare, sì. E nessuno ha fatto l'alzata di scudi, nessuno. Vi ricordate l'esodo dall'Albania? Sì. Ve lo ricordate? Sì. Chi è che c'era allora, Presidente del Consiglio o Ministro degli Interni o quant'altro? Era il nostro amico Prodi. Per cui... E lui ha chiuso i porti. L'ha chiamata in una maniera diversa, controllo della navigazione, però ha chiuso i porti, ha schierato delle fregate militari e ha chiuso i porti. E c'è un'emergenza sanitaria. E nessuno ha detto nulla. Io non voglio difendere niente, nessuno. Mi attengo ai fatti. E a questi fatti ognuno di noi può prendere le sue deduzioni. Allora, facciamo così, fermiamoci un attimino con Paolo Bellini, rubrica Tocca a noi, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte, torniamo. Paolo Bellini nella seconda parte della rubrica Tocca a noi, eccoci, dunque c'è un messaggio, mi ha fatto un po' sorridere perché non francamente, dice insomma smetta di difendere i comunisti e le dà del bolscevico. Beh, questa mi mancava, oggettivamente ti ringrazio. Caro ascoltatore, perché mi mancava. Bolscevico mi ha dato appunto comunista, fascista, leghista, pentastellato, catto comunista, ma no, de tutto, democristiano. Bolscevico mi mancava, mettiamolo all'interno di tutta la cornice. Però ascolti, come bolscevico è onesto intellettualmente, visto che fa la giornata della memoria, insomma questo è un punto ad onore. Insomma. Non so se l'ha fatto come battuta, o se invece ne è convinto, probabilmente l'italiano, vabbè che non ho un grande italiano, no, però penso di parlarlo in maniera discretamente corretta. Il prossimo presidente sarà della Repubblica, sarà Beppe Grillo, le chiedono, punti domani. O se no Renato Pozzetto. Poi ancora Bellini ministro degli interni, anche le dicono, c'era anche un Bellini for president, anche l'ho visto prima, adesso ci arriviamo, prima o poi insomma. Siamo così. Tanto, se ci sta Beppe Grillo posso starci anch'io, tanto Concetta, per essere chiaro. Le dice, lo so che a Ragusa si chiamerebbe Paolo Belduzzi, sì è vero, in siciliano Bellini sarebbe Belduzzi. Poi vabbè, ringraziamo. Piuttosto una malattia, meglio Belduzzi. Poi ancora Bellini, salve, Vittorino Andreoli, allora, psichiatra, sì, dice che siamo in regressione mentale, forse ha ragione. Beh, ha scritto un libro, credo che Homo sapiens a Homo stupidus, qualcosa del genere, adesso non mi Homus internet, Homus Facebook, Homus telefonino, ormai siamo in queste condizioni. Esatto. Fabrizio dice, i comuni lombardi riceveranno 4 milioni di euro per potenziare la videosorveglianza, questi sono i fatti del governo con la Lega, non parole. Ah, fatti non parole, ok, sì. Sì, i comuni lombardi al di sopra dei 15.000 abitanti. Poi Bellini, senza Lega non c'è futuro, le scrivono. Io non discuto il futuro con o senza la Lega, io mi limito a leggere i fatti, dopodiché ripeto, ognuno è libero di pensare come meglio crede. Poi le scrivono, la crescita è calata per 5 anni di renzismo e venuti dopo il montismo. E dopo un'altra cosa, non possono obbligarmi ad allearmi con chiunque. Cioè, ripeto, la nostra è una lista civica e credo che per entità come le nostre sia corretto parlare di lista civica. Noi dobbiamo lavorare per la gente, non per il partito o non per rendere grande qualcosa o qualcuno, certo, che difende un colore. Punto. Certo. Noi dobbiamo rispondere ai problemi della gente, questa è la mia convinzione, giusto o sbagliata, poi lo dite voi. Certo. Poi ancora vediamo altri messaggi, guardi che tra PD e PDL siamo finiti nel fango, 25 anni Bellini, non 25 giorni. Poi lei chi vorrebbe il governo, se è bravo ci va da lei, e poi diceva appunto Bellini for president, non so se è lo stesso o un altro, comunque appunto sono arrivati questi messaggi. E chi vorrebbe il governo? Vabbè, guarda che la sfida posso anche raccoglierla e ci vado volentieri, certo che non con la squadra che dicono loro, tanto per essere chiari, ma io non ho detto nessuno che è bravo, cattivo, buono o disastroso o quant'altro, mi limito ancora una volta a leggere i fatti, e i fatti sono quelli che vediamo quotidianamente.
po', ecco, vede, a proposito di regressione, appunto c'era quello che diceva 5 anni di renzismo, dopo montismo, cioè, Bellini è contento di questa regressione felice che dice Di Battista? Io non sono felice, sono piuttosto arrabbiatello, insomma, dice un ascoltatore. Di Battista, insomma, anche questo ci illumina con le sue perle di saggezza. Poi, lavoro nero, caporalato, precariato, io sono imprenditore, ma ci sono dei colleghi che sono disonesti, diciamo la verità. Poi, anche al sindaco, Claudio dice, sarebbe bello fare una benemerenza civica per i cittadini meritevoli. Questo è poco ma sicuro, insomma, sì, sarebbe bello. Beh, noi abbiamo dato un segnale importante al professor Pedersoli, intitolando una piazza e dando la cittadinanza onoraria postumo. Credo che quando abbiamo delle vie, abbiamo strade, piazze intitolate a personalità che hanno contribuito allo sviluppo e sicuramente al sociale nel nostro comune. Questo ben venga, ogni tanto qualcuno mi suggerisce nomi e io sono ben felice di accoglierli. Certo. E dopo naturalmente vediamo come poter, diciamo, andare a inserirle all'interno della nostra toponomastica, piuttosto che tra le altre cose, al di là delle benemerenze, abbiamo dato un attestato, credo, importante alle nostre cantine per il lavoro che svolgono e per la promozione che fanno del territorio nel mondo, perché credo che hanno portando il Lugana nel mondo, automaticamente portano il nome di Pozzolengo nel mondo. Assolutamente. Le leggo un'ultim'ora. Nuove tensioni tra Francia e Italia per questioni di confine sul comportamento della polizia doganale di Parigi, quindi francese. Lo comunicano fonti del Viminale, secondo cui sempre più frequentemente alcuni agenti della polizia doganale francese salgono a bordo dei treni italiani per operazioni di controllo e tengono fermi i convogli. Il risultato sono forti ritardi che danneggiano viaggiatori e imprese. Insomma, perché i francesi sempre questo atteggiamento piuttosto antipatico? Vabbè, lo fanno apposta, perché si sentono messi in discussione e loro per ripicca fanno ritardare i nostri treni. Questa è l'intelligenza di questi grandi signori. Quindi lei come secondo lei si potrebbe gestire anche il discorso francese? Obiettivamente è irritante il fatto che i gendarmi, che fanno parte, ricordiamo, non è la polizia, fanno parte dell'esercito, sono il corrispettivo dei carabinieri, armati, vengono, quindi l'esercito francese sia venuto più volte in Italia chiedendo che l'Europa apra un'infrazione e pretendendo che ci siano delle sanzioni. Invece, tranne che l'alzata di scudi, chiamiamo l'ambasciatore, non lo chiamiamo, e questo e quell'altro, dopo nessuno, non ho più sentito nulla. No, si va in Europa e di qua non mi muovo finché non convocate anche il mio pari grado francese e pretendo che ci sia una discussione e che venga aperta un'infrazione. Perché credo che è un attacco militare. Che dopo piaccia o non piaccia, però i tecnicismi, visto che i tecnicismi piacciono così tanto, allora applichiamo il tecnicismo. È un attacco militare. Quindi appunto chiedere un'infrazione. Se un nostro carabiniere, se un nostro militare, poliziotto o quant'altro va a prendere qualcuno, un pregiudicato o qualsivoglia delinquente o che ha fatto atti delinquenziali, va in uno stato straniero, anche se siamo in Europa, deve chiedere l'autorizzazione. Esatto. Primo a entrare, secondo a portare l'arma. Certo. Esatto, anche non dimentichiamoci che in Italia non puoi girare con le armi tranquillamente così. Per quanto riguarda, quindi, procedura di infrazione, però il punto è, e se l'Europa non dà ascolto all'Italia, perché pare, cioè quello che filtra dai media nazionali, poi dopo se è vero o non è vero non lo so, è che noi italiani protestiamo ma non ci rispondono neanche. Ma il problema è che noi non abbiamo credibilità in Europa, non hanno credibilità su di noi. Noi abbiamo perso quell'autorità che avevamo un tempo e che abbiamo sempre avuto, tempi passati. Dobbiamo riconquistare questa credibilità e questa autorità con un lavoro importante della politica, della diplomazia, e quando dobbiamo puntare i piedi dobbiamo puntarli non per finta, non perché dobbiamo ricevere qualcosa in cambio. Perché molte volte puntiamo i piedi perché dobbiamo ricevere qualcosa in cambio e non si sa che cosa. Ecco, forse anche, possiamo dirlo, so che lei ci tiene a questo discorso, anche dimostrando quando ci saranno le europee, si voti per chi si vuole, ma andare a votare, perché se
presentiamo i nostri candidati eletti con un 15% degli aventi diritto. No, dobbiamo andare a votare, votiamo quello che vogliamo, votate ciò che volete, ma andiamo a votare. Ma dimostriamo appunto di essere interessati. I francesi fanno queste operazioni perché noi italiani abbiamo politici insomma che smidollati, dice ecco, insomma. Mi perdono, ma mi costruisco. Era un eufemismo. Fare... sì, vabbè, insomma, scriviamo un'altra cosa. Comunque, ecco, vabbè, il significato è questo. No, negli anni abbiamo perso, ripeto, la credibilità e l'autorità. Poi Salvini si è bevuto il cervello dando sempre ragione a Di Maio, dice un altro ascoltatore. Bellini, Pozzolengo sarà sempre civica, ma con una terra e un futuro migliore. Va bene. Poi ancora, viva Pozzolengo, insomma possiamo dirlo, i 5 Stelle, compreso Grillo, che è miliardario e ci propina la fame, essere contento, spero tanto qualcuno insomma li faccia fuori. Poi ancora, Macron è un furbone, sa che noi siamo apatici. Su questo potremmo dire, a livello politico spero, non a livello di popolazione. Volgari, ignorante, il governo non mi rappresentano. Io ho votato Lega per un cambiamento, i 5 Stelle sono dilettanti allo sbaraglio, peggio dei comunisti, dice un altro messaggio. Poi, bisogna morire di fame e essere felici, ma che vadano a quel paese, insomma, questi qua. È la realtà, loro vogliono inquadrarci tutti sotto la loro egida e via. C'è anche un messaggio che dice, dopo anni di monopolio la democrazia è chiamata al cambiamento, c'è un altro messaggio, non so però... Monopolio di che cosa? Non a so che se... cosa? Ci sono tanti italiani, devo dire, che parlano di questa terza repubblica, ammesso che il cambiamento ci sia comunque, e dicono, sai che io rimpiango la prima a questo punto, della serie si stava meglio quando si stava peggio, insomma... Questo... Se andiamo con rimpianti diventa un po' pericoloso. Diventa pericolosa la cosa, esatto. Quindi, allora, siamo arrivati a... Suoniamo la campana? Facciamo così? Sì, suoniamo allora, la campana. Adesso vediamo poi se arrivano altri messaggi, ovviamente. Qua per ora li abbiamo letti tutti, dovremmo... Sì, li abbiamo letti tutti. Vediamo, andiamo a suonare la campana. Per chi suona la campana? Per chi suona la prima campana. Di suonare la campana, Pozzolengo lo facciamo stato neutrale, le dicono. Poi la Svizzera del Lago lo facciamo diventare. Potremmo farlo un principato. Un principato, il principato di Pozzolengo, dai, benissimo. Come San Marino, ebbene, non sarebbe male. No, assolutamente. Dove potremmo rimanere fuori da tutta la mischia. Va bene, mi dà la cittadinanza? Ah. Va bene. Allora. Spero di non doverlo decidere io, dovrà deciderlo qualcun altro. Suoniamo la a questo punto, se veramente diventa uno stato a sé. Suoniamo la campana, dai. A chi la suoniamo? Beh, mi sembra, anche vedendo i messaggi e tutto quello che è arrivato questo mattino, la dobbiamo suonare a Salvini e a Di Maio, ma non per riprendere o qualcosa o qualcuno, ma credo che debbano veramente sedersi a un tavolo e avere le idee belle chiare e per poi essere un punto di riferimento a tutto quello che è il popolo italiano, TAV, non TAV e quant'altro. Credo che oggi non abbiamo bisogno di confusione, quindi suoniamo la campana in questo senso. E quindi, e poi per la nostra ascoltatrice, viva la nostra Italia, unita, democratica e indivisibile. Grazie a Paolo Bellini, grazie.